da Fabriano in una lunga tradizione di famiglia venire qui alla Silenzio, l'ufficio di Apiro. Sì, da quando era vivente mio padre praticamente. Non avete mai tradito un anno? Mai. Quest'anno che tipo, quanti chili avete frantogliato? Abbiamo preso tra... O molito, come volevo dire. Tra me e mio fratello abbiamo preso 80 litri di olio, 40 cada uno. E con quanti chili d'oliva? Hanno acquistato l'olio. Sì, sì, l'olio. Ah, direttamente acquisto? Sì, sì, solamente l'olio. Perfetto. Ecco, vi siete trovati quindi ogni anno, anno per anno, sempre meno, sì, meglio. Sì, sì. E la qualità ovviamente è altissima. Sì, anche perché la stagione praticamente ha permesso all'oliva di essere di buona qualità. Yeah. Diciamo, questa vi dura per tutto l'anno, fino al prossimo anno? Sì. Elisabetta Silenzio ogni anno si rinnova il rito della molitura delle olive. Quest'anno com'è andata, Elisabetta? Abbiamo cominciato molto bene, le olive sono bellissime, abbiamo trovato delle zone veramente speciali, quindi abbiamo un olio veramente eccezionale. Sono veramente soddisfatta e spero di continuare così per i prossimi giorni. La varietà che voi le molite qual è? In questo periodo sono tutte olive di Leccino e di Frantoglio, perché poi tutte le varietà locali quest'anno purtroppo non ci sono perché a causa degli eventi... Peronospera. Sì, un sacco di parassiti e quindi andiamo avanti così, ecco. Poco fa abbiamo sentito due vecchi clienti che venivano quando c'era papà Silenzi. Sì, 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 mio padre è stato il fondatore di questo edificio e io con orgoglio vado avanti. Da quanti anni? E adesso questo stabilimento qui è dal 1962 che l'abbiamo. Quindi è una lunga storia, ultra cinquantennale. Io sono nata in questo frantoglio, diciamo, cresciuta. Bene, allora auguri al frantoglio Silenzi di Apiro e Cupra Montana. Non ci scordiamo che ci avete un altro stabilimento a Cupra Montana che è super moderno. Sì, sì, quello è moderno, insomma, impianto continuo e abbiamo veramente fatto il massimo, no, per avere un stabilimento, diciamo, all'avanguardia. Efficiente. Anche, sì, sì, sì. Però quindi, qui c'è la storia della famiglia. C'è una tradizione, c'è una spremitura diversa, una spremitura a freddo che molti clienti preferiscono ai tanti frantoi moderni che ci sono sparsi nel territorio. Grazie Elisabetta Silenzi.